Ehi la ciurma, io sono Mazzetese e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Per la gioia di Arma. Per la gioia di Arma. Oddio ragazzi, io mi sto dimenticando una cosa fondamentalissima. Scusate un attimel. Allora, dobbiamo andare su www.iltuotubo.commete. E poi mettere invio. Ci dice che è in inglese e vorrei cambiare la lingua, ma non me ne frega niente. Ciao Favij, noi andiamo a cercare Mazzetes è il più bello del mondo. Ah, ecco, sono proprio io. E Vidox Zendikar 4. Sì, adesso parte pure la pubblicità, lol. Eccolo! Mi stavo dimenticando, ma mi sono ricordato. Non mi ricordavo più il nome, però Colosso Game, ti ho promesso di salutarti e siamo qui su Spore Galactic Adventures in diretta. No, non in diretta, ma quasi. Ti sto salutando. Ciao Colosso Game. Ci ho messo un po', però ci siamo. Nel frattempo sarà successo di tutto e di più, non so che cosa. Sento qualcosa? Sì, ok, sento qualcosina. Dove siamo finiti qui? Allora, abbiamo un sacco di gente. Stavamo cercando di prendere. Mettiamo in pausa un attimo. Stavamo cercando, se non ricordo male, di ottenere armi. Questo qua, il sistema di occultamento. Missionario 5, commerciante 5. Noi volevamo fare missionario 5, commerciante 5. Credo commerciante. Che è quello da acquistare i pianeti. Perché missionario bisogna fare un fracco di missioni e siamo solo a livello. Ah no, siamo a livello 4. Beh, però complete 50 missioni. Dovremmo fare ancora 29 missioni. Mentre invece commerciante. 20 rotte commerciali. Ce ne manca soltanto una, quindi praticamente ci siamo. Ma adesso dovevamo aspettare che finissero le altre, probabilmente perché abbiamo il limite massimo di rotte commerciali in atto, vero? 1, 2, 3, 4 e 5, infatti. Ma poi perché noi abbiamo questo marroncino schifosissimo come colore? Boh, non lo so. Però abbiamo un po' di soldi. Qua siamo a casa, sì. Allora io andrei a vedere anche se c'è qualche equipaggiamento interessante. Saluti, allora, commercio. Ci sono delle armi interessanti che ci stiamo perdendo. Allora, qua abbiamo una scorta di energia, una mega scorta di energia, un mega kit di riparazione, kit di riparazione. Cerchio nel grano, eliminatore di specie, fuochi artificiali, monolito, modificatore creatura, parco protettore, congelatore, biostabilizzatore, ma questo è monouso, vero? Sì. Tempesta di ghiaccio, richiama asteroide, pioggia di ciao. Bioprotettore, deposito di spezie, incredibile kit colonia, potenziatore di felicità, potenziatore di fedeltà, ultra torretta. Questo potrebbe essere utile per i pianeti che conquistiamo ai Grox, effettivamente. Adunata, bomba antimateria, demolitore di pianeti, missile antimateria, questo è un missile a ricerca, velivoli multipli. La riparazione AOE potrebbe essere anche utile, ma tutti questi monouso, non lo so, mi lasciano un po' il tempo che trovano. Cioè che alla fin fine. Il demolitore di pianeti potrebbe essere utile, ma è contro il. Contro la legge, diciamo, tra virgolette. Vedi? Sistema di occultamento, e vedi, vedete in realtà. Sistema di occultamento non possiamo ancora utilizzarlo. Allora andiamo a vedere magari a fare qualche. Facciamo qualche missione in attesa. Tanto per, dai. Prendiamo altre spezie, ma non mi frega un Kaiser. Ciao bello! Allora, missione, hai qualcosa da fare? Vediamo se abbiamo qualcosa per te. Slancio. Ah no, queste sono le missioni stupide che ci danno. Andiamo a vedere da qualche altra specie, tipo qua, i nostri Kandris. No, Kandris è il sistema, così come si chiamavano? Impero me. Impero me. Che sono. Ciao, Impero me. Allora, vorrei fare una missione.
Allora, vorrei andare in missione. Spezie viola in grado di potenziare il sistema immunitario della nostra specie. Possiamo chiederti di portarcene un po'? Lo farò. Ritornerò breve, a presto. Allora, la viola ce l'avevamo già probabilmente in stiva. Yeah, ok, vabbè, ce l'avevamo già la spezia viola probabilmente. Quante ne avevamo tra l'altro? E ce n'è anche avanzata. Andiamo da qualcun altro a far felice qualcun altro. Gli impero mai sono tutti tranquilli e allegri. Qua abbiamo gli altri che sono simili. Ci avevamo gli altri tizi qua. Come si chiamava? Io non mi ricordo neanche più i nomi. Gli Hypox però li abbiamo eliminati. Questi. Ah, il tempo che vola, già. Ciao, tempo che vola. Allora, saluti. Avete per caso qualche missione mentre noi aspettiamo che finiscono le rotte commerciali? Esploriamo le possibilità di cooperazione. È in pericolo, Oles. Ok. Arrivederci, andiamo su Oles. Dov'è Oles? Dica tutto. Ok. Ma non è un vostro pianeta? Meno, non ancora. Boh, Oles è questo. Andiamo su Oles, dovremo picchiare qualcuno, probabilmente eliminare qualche. No, non ho capito. Raccogli campioni di piante e animali e portalo nel sistema Tahokla. Bilancia. Ah, ok. Abbiamo l'ecosistema che è sbilanciato qua perché mancano delle piante, piccole piante. Cosa succede? Vabbè, il disastro ecologico, porca di una miseria, pianta piccola. Pianta media. Ok, adesso devo prendere tutte e due, scusatemi. Scusate, ma devo tornare più tardi. 3 minuti e mezzo, oddio, dov'è sto tizio? Dov'è sto tizio? Dov'è sto tizio? Scusate, scusate, scusate. Pausa un attimo. Xanotla, dov'è Xanotla? Cosa me ne frega di Impero Vubol? Xanotla, dov'è Xanotla? Ma non è neanche un nostro pianeta? No, non è neanche nostro. Perché ci chiedono aiuto allora? Boh, noi andiamo a salvarli lo stesso. Da dove vai? No, Xanotla! Porca d'una miseria. Sì, arriviamo subito. Gli alleati in questo caso sono abbastanza inutili perché è questo. Sì, Xanotla, Impero Vubol. Perché loro non è che vanno a picchiare gli altri, devi farteli tutti da soli. Allora. Mega laser, allora. Dov'è? Qua sotto? Boh, brucia un po' tutto. Di qua ne resta solo uno. Ok. Ciao Belix, mi ci date dei soldi? Ah no, la loro riconoscenza, vabbè. Volete qualcosa? Niente di che. E non vendono neanche niente di che, allora ce ne andiamo. Ciao Belix, mi è stato un piacere, ci vediamo alla prossima. Ciao Cive! Allora, srotella che ti srotella, che ti srotella, che ti srotella. Potevano aggiungerlo un modo per uscire rapidamente dal sistema, no? Al posto che uccidersi un dito srotellando. No, non è questo, deve andare su Olivinopoli, qua come si chiama? Oles. Allora, gli ci mancavano gli animali, vero? Nespa, sì. Allora, ci mancano i due Herbivorix. Allora, uno eccolo qua. E un altro erbivoro.
scusate, ora ma mi riprendo. E un onnivoro va benissimo. Ok. Torniamo in là. Ciao belli, vi abbiamo stabilizzato un sistema a gratis. Vabbè, tanto è una spezia rossa, cosa vuoi che se ne facciano di una spezia rossa? Cioè, pure la gialla viene di più comunque che la rossa. Allora, torniamo qua al loro sistema madre. Ma tanto, perché non vedo gli indicatori di quanto vanno le rotte commerciali? Allora, ciao belli. Ancora una cosa? No, ancora una cosa, un fico secco di niente. Ce ne torniamo a casa. Chissà se ce l'ha contata come missione superata quella là. Missionario, quella che era questo? No, quella che era missionario. Tutte le medaglie, capitano, diplomatico, pilota, missionario, 33, sì, ce l'ha contate tutte e due. Ah no, una era quella dell'impero me, stupido io, non ce l'ha contato quel salvare l'ecosistema tra le missioni. Andiamo a ricaricarci a gratis. Ricarica gratis. Ma volevo dire, cioè perché non abbiamo le indicazioni su queste rotte? Ah no, ok, però se ci andiamo sopra sì. Qua più o meno, qua, come siamo messi? Quella ci va un attimo. Questa qua è la più vicina di tutte alla fin fine. Ma andiamo a fare un'altra missione, già che ci siamo. Mentre si aspetta. Ciao, tempo che vola. Astronave Enterprise. Allora, qualche missione. Sono disponibile. Gli steli secchi del pianeta Urzi si sono rivelati una fonte energetica altamente ecologica, tuttavia la nostra squadra ha perduto il suo unico esemplare. Puoi portarci un altro campione? Ma siete degli idioti? Oddio, abbiamo solo 3 sectum per esplorare il pianeta Lenna. Beh, scusate, voi che siete il tempo che vola, ho così poco tempo. Dov'è il pianeta? Oddio, tra l'altro. Scusate, pianeta Alenna, mettiamo un attimo in pausa. Dov'è Alenna? Ok, questo qua. Ma tra l'altro è un mio pianeta Alenna. Sì, lo so, sono pieno di spezie, vabbè. Ma ah, ma è un albero. Vabbè, lol. Ok, abbiamo 2 sectone e mezzo. Diamocene qua. Vit, 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 vit. Portiamo sta roba e siamo a 34 missioni compiute. Ok. Hai altra roba? Ok, fammi super 6 bisogni. Niente, qua non hanno niente. Beh, ovviamente. Ci siamo appena stati. Andiamo un attimo qua. A chiedere all'impero Minor, ecco come si chiamavano. Minor. Ciao belli, avete una missione? Ok. 3 sectum. In virtù delle regolamentazioni galattiche vigenti, addirittura. Meglio è trovare l'esemplare di Periculus. Gli animali è un pochettino più un casino, ma se ce l'hai col radar, magari mi va anche bene. Allora, va a finire che completiamo prima la questione dei. Ma tra l'altro è un sistema mio. Continuano a mandarmi sui sistemi miei. Beh, meglio, ho recuperato della spezia viola. Scusate, lui ha detto che sta cercando Periculus. Dov'è Periculus?
Eccoli qua. Tanto ce l'ho messo io su questo sistema i pericolosi. Oddio. Ne ho presi un po' troppi, ma vabbè. Torniamo al nostro pianeta destinazione. A consegnare questo Periculus prima di comprare il sistema. LOL. Dispositivo di occultamento secondo me potrebbe essere utile se riusciamo ad utilizzarlo per arrivare fino in fondo alla... Se possiamo raggiungere il centro della galassia. No, cosa... Non era qua che dovevo consegnare il Periculus. Ma l'ha già completata la missione? Non me ne sono neanche accorto. Non l'ho neanche letto, probabilmente. Devo ricaricare un attimo l'astronave, anche se comunque di... Cosa ne è abbastanza? Ora siamo a quanto siamo. Grazie per avermi ricevuto, bellissimo. Allora. La mia collezione, dicevamo come missionario. Dov'è missionario? 35 su 50, ne mancano ancora 20. No, 30, 15. 15 missioni ancora. Allora, andiamo qui, dai. Forze amicici, questi qua non so, non mi ricordo di che impero siano, ma va bene lo stesso. Ciao me. Ah, posso dare una mano? Su Cambrita. Ah, ok, questa qua è una missione, proprio missione di quelle di Galactic Adventures. Cambrita, eccolo qua. Vediamo che cosa succede, ma probabilmente ci sarà They Plot Against Us. Ah no. Clark Stanley and the Genie. Clark e Stanley hanno trovato una bottiglia vuota sulla spiaggia. Che cosa può andare distorto? Non lo so, vediamo. Distribuzione metafita. Disinfezione germi cellulari. Avvolgimento dei tessuti epidermici, niente poco di meno. Tra l'altro sono quasi 20 minuti, cioè come passa il tempo quando ci si diverte. Differenziazione catalogo cellulare. E non smartphone, cellulare. Avvolgimento dei tessuti epidermici, ok, era pessima, ma tanto devo intrattenervi. Composizione modello vertebrale, perché non taglierò, perché sì, forse taglierò. Muoviti, ok, forse non taglierò. Hai ricevuto una chiamata da Clark e Stanley, ma in realtà sono gli Imperomai che ci hanno mandato, vabbè. Ti hanno detto che vogliono il tuo aiuto per cercare di trovare il tesoro che è stato... cioè che è naufragato, diciamo, sulla spiaggia. Che cosa può andare storto? Ancora continuo a dirmi di che cosa può andare storto. Oh, ma c'è una bottiglia con... Ciao, ti ho già visto. Possibile? Oh, grazie, sono contento. Ciao, capitano, sono contento che tu sia venuto. Abbiamo raccolto della roba dall'oceano. Dall'oceano al mare. Ah no, stiamo raccogliendo roba tra oceano e mare per vedere se ha valore. Capito? Mare. Sì, tu sì. Ah, oh, ok, è un gioco di parole. Sì, nel senso di vedere, sì, nel senso di mare. Abbiamo preso roba dall'oceano per vedere se ha valore. Oppure abbiamo raccolto roba dall'oceano al mare per vedere se ha valore. Ah, l'hai capita? Mare. Oh, non importa. Infatti Bollo che doci non l'avevo capita. estava. Sembra che Clark voglia parlarti di qualcosa. Speriamo che non faccia delle battute pessime come lui. Poi parla quello che parla di cellulari e smartphone. Captain, 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 I just made amazing find. Capitano, capitano, capitano. Oh mio, capitano. Ho giusto trovato una cosa interessante. Ho appena trovato una cosa interessantissima. È una bottiglia! Wow! Come? Una bottiglia? La bottiglia è appena accanto a te, Stanley. Capitano, puoi prenderla per me.
Sì, perché naturalmente sono così disabili che non riescono a prendere una bottiglia. Ma... Ah no, questa bottiglia. Tieni, tieni sta bottiglia. Ah. Imbecille! Ma come la impugna? Ma come la impugna? Cioè, non è un anello. È una bottiglia d'anello. Stanley, why did you want this bottle so much, Clark? Stanley dice, perché vuoi così tanto questa bottiglia, Clark? Voglio vedere se c'è un genio dentro di lei. Qualsiasi cosa sia, no? Ne voglio vedere uno. Clark, queste sono delle leggende. Clark inizia a girare la bottiglia. No, a sfregare la bottiglia. Oh, Clark! Oh, la bottiglia si sta muovendo, si sta scuotendo. Ah, ecco, c'è un genio, ciao. Parla con il genio. Wow! Urlano Clark e Stanley. Ciao, be belli. Jubals non so cosa sia. Sono un... Ah no, Jubals è spesso nuovo probabilmente. Ciao, sono Jubals, sono un genio e grazie per avermi liberato. Oh, cosa facciamo adesso? Solitamente i geni ti danno quello che vuoi. Proprio come... Santa... Credo sia un gioco di parole per Santa Claus. Per avermi liberato, avete un numero infinito di desideri. Addirittura. Oh, veramente? Voglio avere un cheeseburger gigante. Santo mil... per tutte le ali di Milail, boh, sante ali di Milail, non so chi sia Milail. Questo è un enorme cheeseburger! Oh, è il momento del mio desiderio. Per testare le tue abilità, Mister Genio, voglio essere lanciato nell'aria. Flung, non so cosa sia. Desiderio garantito. Oddio. Successo? Cioè, uno è diventato un insetto, il coso è sparito e l'altro è in aria. Ah, eccolo, cosa è successo? Oh, questo è molto strano. Che cosa è successo a Clark? Perché è un insetto? Non aveva chiesto un normale... burger? Questo è quello che faccio. Casini con le persone. Ah, dimentica tutto questo. Qualsiasi cosa abbiamo fatto, non vogliamo più dei desideri specifici. Voglio che qualcosa di bello possa accadere. Cioè che mi sparano per aria. Ma tra l'altro posso ancora volare, lol. Oddio, sono diventati dei mostri? Oddio. Ma fatemi scendere! Ma ce l'hanno con noi, tra l'altro. Sono arrabbiati questi tizi. Cioè, qua potrei farmi il giro dell'isola, praticamente.
Ma allora sono ancora qua. Cosa è successo? Ah, la tua astronave ti ha salvato tirandoti fuori da tutta questa pazzia. Ok. Ma sì, dai, è simpatica. È un po' senza senso, ma dai, è stata simpatica. Sempre meglio di Vaplot Against Us, che esce sempre. No, ma ultimamente non è più uscita. Forse da quella volta che abbiamo fatto tutte le avventure di seguito. No, non avrei nient'altro da chiedermi in realtà, però. Se avete un'altra missione, niente. Beh, ne abbiamo appena presa una da loro. Andiamo con questi, dai. Siamo con tutti in ottimi rapporti, va benissimo. Adesso ce ne mancano 14, quindi. Ma. Oddio! Sono passati 26 minuti e 13, quindi per questo episodio può essere tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Mazzetest e vi auguro una buonissima giornata. Ah, potete trovarmi anche su Facebook, il link è in descrizione. Non scrivo tantissimo, ma un mi piace non costa nulla. Ciao a tutti!